Euroregione News. Anno nuovo, scuola nuova, medie bianche a Codroipo. Il sindaco Fabio Marchetti ha inaugurato il nuovo edificio scolastico di Codroipo alla presenza delle autorità e dell'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Maria Grazia Santoro. Edificio di classe A+, edificio che è costato oltre 2 milioni e 300 mila euro comprensivo di arredi, del verde pubblico e di tutti gli annessi e connessi utili a far studiare nel migliore dei modi i nostri figli. 1 milione di contributo da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, le altre spese a carico dell'amministrazione comunale. È stato edificato in un'area che in Europa pochi possono vantare, non dico Europa a caso, ma perché questo spazio viene studiato ed è merito di chi ebbe la lungimiranza nel primo dopoguerra di avere questa visione del futuro. In questo spazio che va sostanzialmente da via 4 Novembre fino a via Circonvallazione Sud, comprendendo anche poi il polisportivo comunale, il percorso formativo parte dall'asilo nido per arrivare alle scuole superiori. Ci manca solo l'università, qui all'interno si può fare molto molto sport, oltre che studiare c'è la piscina, c'è la palestra, c'è il palazzetto, ci sono i campi da tennis, da calcetto, insomma tutto concentrato in un'area adibita esclusivamente alla sicurezza e alla tranquillità delle famiglie, perché qui i vostri ragazzi, i nostri ragazzi, i nostri figli possono studiare e divertirsi in completa tranquillità. Con grande piacere che oggi ho accolto l'invito dell'amministrazione comunale di Codroipo a partecipare all'inaugurazione di questa nuova ala delle quelle che noi chiamavamo le scuole medie, le scuole secondarie di primo grado. È un avvenimento importante rispetto a un finanziamento che viene da lontano e che ha visto comunque la sua conferma sia da diverse amministrazioni regionali che diversi sindaci. Questo perché dobbiamo sempre mettere al centro della vita dei nostri ragazzi non solo la sicurezza, non solo il comfort, ma anche il fatto di educarli vivendo in ambienti che sono confortevoli e sono adatti a svolgere la loro funzione. Anche l'edificio, possiamo dire, svolge una sua attività educativa. Quindi un plauso per questo lavoro, un ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato, ma sicuramente un tassello importante che conferma un po' quello che noi come amministrazione regionale abbiamo sempre detto. Questa amministrazione regionale fino all'anno scorso aveva stanziato 120 milioni di euro tra finanziamenti regionali, statali ed europei sulle scuole, proprio perché non possiamo abbassare la guardia né dal punto di vista sismico nella nostra regione, ma dobbiamo anche attrezzarci per un minor sperpero energetico, e quindi questa scuola rispetta esattamente tutti questi criteri, per cui un buon anno scolastico a questi ragazzi che entrano per la prima volta in una struttura nuova. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.